Amiche e amici di Roma 1, buon pomeriggio, ben trovati in diretta come ogni giorno a Ditelo a Roma 1, trasmissione che vi chiede ogni volta soprattutto di intervenire segnalando quello che volete, i temi e i problemi molto spesso, bisogna dire, che riguardano Roma. Cercheremo anche oggi di farvi dare delle risposte da chi di dovere più avanti, perché oggi apriamo con un tema preciso sul quale io vorrei offrire come sempre ai nostri telespettatori un confronto, e sarà un confronto credo molto interessante, perché qualcuno si sarà anche imbattuto nei giorni scorsi, il 27 febbraio, in una manifestazione che da Fiumicino ha raggiunto la capitale, quella degli NCC, auto con conducente, e qua vediamo anche l'agenzia di pochi giorni fa, tra poco rivedremo anche le immagini del nostro telegiornale, o se non altro ne avrete sentito parlare. Ci sono delle novità importanti per questo mondo, che però è un mondo che vede ancora, ormai da sempre devo dire, la contrapposizione tra taxi e NCC. Vi presento gli ospiti, poi comparirà anche un titolo che abbiamo pensato appositamente. No? NCC, taxi e licenze, la guerra continua. Benvenuti e grazie, li presento in ordine qui di seduta. Giulio Aloisi, responsabile Anitrav Lazio. Buonasera. Grazie, buonasera. NCC, così come sì. Mauro Ferri, presidente di Anitrav Nazionale, quindi Associazione Nazionale Imprese, Trasporto e Viaggiatori, ho detto buonasera. Tutto per buonasera. Esteso. Buonasera, ben trovato e bentornato, è stato con noi più volte, Nicola Di Giacobbe, il coordinatore di Unica Taxi della CGIL. Buonasera Di Giacobbe. Buonasera a voi. Allora, da dove cominciamo? Perché io vorrei che i telespettatori, ma in questi casi devo dire che chiamano tanti i vostri colleghi, insomma, o tassisti o proprio NCC. La novità qual è? Che è passato questo provvedimento che il Comune di Roma ha recepito, per il quale, ed è abbastanza clamoroso, no, per quella che è la situazione romana, chi ha avuto, parlo degli NCC, la licenza fuori dal Comune di Roma non può più operare a Roma. Questo significa certamente un risvolto per loro drammatico, per tanti famiglie. Certamente invece, come abbiamo letto in più salse, per i tassisti una grande vittoria, ad esempio, perché dicono, beh, lo diciamo da anni che non è corretto prendere una licenza nel piccolo comune, faccio un esempio, del Reatino, e poi venire a fare concorrenza sleale a Roma. Beh, parto allora dal presidente o da Aloisi, insomma, che è qui. Dalla manifestazione in poi non penso sia cambiato nulla, sono passati pochi giorni, però voi non mollate, diciamo, la vostra battaglia. No, sì, no. Allora, non molliamo sicuramente. Domani abbiamo la risposta del TAR, proprio domani c'è udienza. 4 marzo, pronunciamento 4 del TAR. Marzo, pronunciamento del TAR. Io però farei un piccolo passo indietro, perché per far chiarire bene com'è la certo. situazione, secondo me va ripercorsa un po' la storia del noleggio con conducente, ma non partendo da gli antichi romani, da Modena, no. Qualcuno partiamo, forse c'era da partiamo fuori da 6-7 anni fa. 6-7 anni fa, esattamente nel 2008-2009, durante il mille proroghe, furono inserite di notte delle modifiche alla nostra legge nazionale, alla 2192. Queste modifiche furono fatte inserire da Alemanno, ma questo non lo dico io, l'ha rivendicato lui stesso, attraverso i suoi amici di partito, modifiche che... Guardi, io ero in quell'epoca ero in contatto con un senatore che mi chiamò la mattina e mi disse: Giulio, guarda, stiamo votando delle modifiche alla vostra legge. Io dico, ma quando? Ma ieri non c'erano? E dice sì, stanotte l'hanno inserite. Ormai non posso più fare niente, quindi è partita da lì tutto l'iter. Quindi già da questo si presume che c'è stato un problema, perché di solito per fare delle modifiche a una legge nazionale c'è un procedimento quantomeno parlamentare, c'è un confronto, mentre invece è stata proprio una violenza che abbiamo subito. Lei dice una violenza che abbiamo subito da Alemanno a favore dei tassisti che rappresentavano. Sì, infatti volevo arrivare a questo, perché sua amica, così assolutamente sì, perché lui è stato di parola durante la campagna elettorale, ha proprio di promesse all'epoca. Dice: io farò cambiare la legge nazionale perché questi noleggiatori fanno troppa concorrenza, non va bene, io sono amico vostro, quindi voi eleggetemi e io farò questo. È stato di parola, tant'è vero che cambiarono la legge nazionale, e già questo, insomma, lascia un po' perplessi. Poi ci chiederemo anche, in realtà, in questa concorrenza, quante riserve servono veramente a Roma, cioè qual è la domanda, no? A fronte di un'offerta che comunque continua ad avere dei problemi, insomma, penso anche purtroppo alle
anche insomma irregolarità, inchieste che leggiamo su entrambi questi mondi, no? Le cosiddette mele marce. Però vado subito da Di Giacobbe. Per voi invece è una vittoria, e cosa, perché domani il TAR insomma non dovrebbe dar loro ragione? Intanto io non vedo vittoria, perché giustamente Aloisi difende il suo mondo, ma i tassisti e i cittadini romani non hanno vinto niente, tant'è vero non è cambiato ancora niente, perché Aloisi non dice per esempio che da ieri o da una settimana fa, nonostante tutti i pronunciamenti a Roma, lavorano lo stesso. I noleggiatori abusivi, che io definisco abusivi e che potrei dire che usano in maniera difforme l'autorizzazione, ancora girano. Vorrei ricordare che a Fiumicino, in aeroporto, nonostante sono state messe telecamere, nuovi sistemi e quant'altro, ancora non c'è una legislazione chiara, per cui stamattina... Girano, però se vengono beccati vengono pure sanzionati. Attenzione, questo giochetto della multa, della sanzione e di quant'altro è il modo per non risolvere i problemi. Tant'è vero che non è un problema di multare, è un problema di regolamentare. Quando noi parliamo di ripristino della legalità in questo settore, non lo parliamo per affamare la gente, ma per mettere regole che diano a tutti la possibilità di lavorare in maniera onesta, trasparente, nel rispetto delle leggi. Dicevo che siamo ancora ai titoli, perché a Fiumicino non è cambiato assolutamente niente, se non un aggravio di spese per alcuni operatori, magari quelli romani o quelli che lavorano in maniera regolare. A Roma ancora ZTL è un colabrodo, quindi non vedo tutto questo risultato per quanto riguarda i tassisti. Come se poi... Cioè, che altro dovrebbe succedere? Cos'altro dovrebbe fare il comune, intendo? Semplicemente, intanto il comune sulle ZTL faccia chiarezza e una volta per tutto si stabilisca che chi ha preso un'autorizzazione per lavorare, per operare in un comune diverso da Roma, deve lavorare in quel comune. Io quando dicevo ad Aloisi e a Ferri, guardate che avete sbagliato obiettivo con quella manifestazione, perché il noleggiatore che ha preso l'autorizzazione a Campo di Mele o a Crotone deve andare a reclamare al sindaco di Crotone, al sindaco di Campo di Mele, che gli ha rilasciato un'autorizzazione che non ha su quel mercato possibilità, allora, di sopravvivenza. Questa è una posizione che oggi avevo letto ed è chiara, no? Lei ribalta la situazione, dice andatevela a prendere, no, con attenzione, chi a Rocca Cannuccia, famosa, non me ne voglia, non si esiste. Attenzione, ha dato queste licenze. Io non ribalto, io dico, no, no, ribaltami, io dico in senso Aloisi, buono, la legge 2192, la legge 2192, che è la legge quadro che regola questo settore, è operante. Al di là del fatto se le modifiche alla 2192 lui le ha assistito di notte, io purtroppo ci ho lavorato per giorni e giorni in commissione parlamentare, siamo riusciti ad arrivare a un risultato che secondo me è un risultato che chiarisce. Dopodiché c'è stato una sentenza del Consiglio di Stato, un giudizio della Corte Europea, che altro bisogna fare per far capire a tutti che Giacobbe, aspetti, do subito la replica agli altri ospiti, però ci sono già tante telefonate, me lo dice Clara Centili, che saluto in regia, saluto anche Alessio Esposito e Filippo Tafuni per la parte tecnica. Dateci il vostro contributo, sia anche se siete, perché no, anzi, tassisti o autisti con conducente. Pronto? Autisti, insomma. Pronto? Buonasera, sono Paolo, un tassista di Roma. Paolo tassista, dica. Sì, vorrei fare un po' di chiarezza, perché la delibera introduce un foglio di servizio, quindi tutti gli NCC che vengono da fuori Roma devono compilare un foglio, scrivere i dati, nome, cognome, orario, chilometri di partenza. Questo per evitare il fenomeno dell'abusivismo, che uno si fa una licenza del comune di Campo di Mele, eccetera, e poi decide di lavorare stabilmente, per esempio, nel comune di Roma Capitale, andando a discapito degli NCC di Roma e dei tassisti di Roma. E me, che purtroppo siamo dissanguati, ogni giorno ci vediamo tolto il pane dai denti, quindi serviva una regolamentazione, e questo è un fenomeno che è andato avanti da tanti anni, sono più di 20 anni che va avanti questo fenomeno. Finalmente è stato messo un freno, come ha detto il segretario Di Giacobbe, ci sono delle sentenze della Corte di Giustizia Europea, del Consiglio di Stato, il TAR ha introdotto il foglio di servizio da poco, quindi i ricorsi sono stati tutti vinti, eppure si continua a far finta di niente. Quindi grazie, non la saluto. Beh, in parte quello che le dice l'avevamo spiegato già, però ha fatto bene a puntualizzare anche l'aspetto, dice no, allora semmai loro
non è una categoria unita, ma dice, la concorrenza la fanno gli NCC da fuori su quelli romani e sui tassisti. Un'altra telefonata, brevemente, poi torno subito da voi. Pronto? Sì, buonasera, chiamo da Valmontone. Buonasera, da Valmontone, buonasera. Cosa ci vuol dire? Prego. Io sono un NCC della provincia di Roma, vorrei domandare al signore che rappresenta i tassisti se secondo lui io che ho una licenza del comune di Valmontoni a 30 km dal raccordo e pago le tasse regolarmente, l'iscrizione mia del ruolo è di Roma, io tutti i giorni ho degli enti, diciamo pubblici e privati, che operano su Roma, su richiesta, come mai mi chiama abusivo? Le regole ci vogliono. Quanto a me mi prendono? Mi devono domandare i requisiti. Mi devono domandare se io pago l'INPS, se io pago l'INAIL, se io sono in regola. Quanto io non ho nulla di tutto questo, allora il signore può dirmi che sono un abusivo. Ma finché io ho una licenza che mi permette di andare a lavorare a Parigi, a Lussemburgo, o in Inghilterra o in Germania, a seconda della richiesta del mio cliente, il signore non mi può impedire di lavorare su Roma. Grazie anche a lei. Abbiamo pareggiato, un tassista, un NCC al telefono, telefonate siamo pari. Posso dire una cosa io da profano, no, rispetto a voi, qui non è che si parla di quello che da Valmontone viene chiamato da Roma, credo, ma quello che opera su Roma, no, si ferma a Roma. Oddio, quello... e aspetta i clienti qua. Incrociamo le risposte, no, prima di Giacobbe a quest'ultimo signore e poi le vostre risposte, ne avete accumulate più di una. Ma io... Prego, ecco, a questo signore di Valmontone. A questo signore di Valmontone dico sostanzialmente che lui probabilmente è una delle vittime dei ritardi di attuazione di un progetto regionale per gli NCC. È chiaro che quando parliamo di area metropolitana, quando ne parleremo, bisognerà tenere conto delle licenze del Comune di Roma e quelle della provincia di Roma. Quando poi andremo a stabilire, no, se per la realtà romana il bacino deve diventare o meno regionale, dovremmo andare a vedere le licenze del Comune di Roma, della provincia e della regione. Ma questo è quando parliamo di ripristino della legalità, perché io sono convinto che a Roma 1100 licenze di noleggio non siano sufficienti, ma è altrettanto dico però se a 1100 ce ne sommo altre 4.000 che vengono da altre province e altre regioni, crea una deregolamentazione del mercato che favorisce altri soggetti su cui poi discuteremo, perché qui tutti quanti non ci rendiamo conto, ma i tassisti e i noleggiatori oggi stanno spianando la strada a soggetti come Uber, che una volta entrati spianeranno sia i tassisti che i noleggiatori. Questo allora, è il problema. Oggi Uber non c'è, dice, fa scacco e spazza via tutti. Soggetti come Uber, non c'è solo Uber, certo. In questo mondo. Prego, allora, Ferri, quello che dice adesso Di Giacobbe e quello che dice anche il Campidoglio, le ultimissime dichiarazioni dicono queste, rivolte a voi, no? Cioè noi stiamo facendo questo per poi vedere e dare altre licenze, ma a chi ne ha diritto, le assumo così. Prego, allora, però io Presidente. Vorrei chiarire un aspetto, perché se no ci fermiamo sul discorso di territorialità operativa, non andiamo oltre, siamo qui fino al 2015, al 2016, fino a... Il problema qual è? Intanto c'è da guardare un aspetto più ampio, perché non è che noi possiamo pensare e ragionare in modo feudale come si faceva una volta. Ora, forse noi abbiamo il polso della situazione nazionale, noi abbiamo i tedeschi che operano stabilmente in Lombardia, i francesi in Piemonte e, per non parlare dei paesi dell'est, che arrivano fino a Roma, arrivano a Venezia e fanno collegamenti da Piazzale Roma di Venezia fino a Lubiana. Quindi l'aspetto non può essere limitato al concetto che il tassista romano o il noleggiatore romano mangia poco pane perché c'è quello di Valmontone. È una sciocchezza. Abbiamo una visione anno comunque troppo provinciale, bisogna allargare. Ma guardi, è una sciocchezza perché... Perché intanto bisogna cambiare, no, punto, no, per vedere punto d'osservazione. Cioè, allora, che cosa facciamo? Se per esempio venissero qui un'impresa spagnola ad operare sul territorio, potrebbe non lavorare? Io lo dico io. No, dovrebbe lavorare e non gli possono fare nulla. Chiaro? Questi sono gli accordi dell'Unione Europea e quindi certo. Lavorerebbe qua. Però è compito comunque di un comune, insomma, del Campidoglio, tutelare, diciamo, no? Assolutamente no, guardi,
Lo bypassate il Campidoglio? Noi bypassiamo questo perché noi diciamo che il comune, non il Campidoglio, i comuni italiani, compreso il Campidoglio, sono delegati dallo Stato a emettere le autorizzazioni. Punto. Per il noleggio comune. Non devono fare altro. Tanto quanto, faccio per chiarire bene l'idea, rilasciano la carta d'identità. La carta d'identità rilasciata al Comune di Roma è valida solo per il territorio di Roma Capitale? No, ci vai anche in Spagna. Allora, il concetto è diverso. Non possiamo noi fossilizzarci là. E per arrivare... Allora, l'assessore però alla mobilità in proto al quale vi siete rivolto, no? L'altro giorno alla manifestazione, messa così, dice che lo interpellate a fare? Cioè, non dovrebbe avere un ruolo? No, ce l'ha comunque nella gestione... Però, mi fa parlare, io sono stato... Perdonami, c'hai ragione. Grazie. No, vabbè, tanto, dai, bisogna riuscire a capire che... Ormai i concetti di territorialità operativa sono anacronistici. Cioè non è più possibile. La legge del 92, nel 92 sono passati tantissimi anni, c'è stato uno sviluppo enorme, come per i taxi sono entrate le centrali radio, mentre prima stazionavano in piazza, lei andava a prendere il taxi, montava dentro la macchina e andava via. Il ricorso al TAR vostro verte su questo, cioè avrete ragione secondo lei per questo motivo? Secondo me avremo per altri motivi, però io non voglio influenzare nessuno, quindi non voglio sbilanciarmi su questo e ritengo che il TAR deve lavorare con serenità e affrontare problematiche anche come sulle indicazioni ci sono state dell'antitrust, perché non è che lo dico io queste cose, cioè questo che io sto dicendo ora, certo, è sulla provengono base, certo, su indicazioni della GCM, del governo e così via. Continuate a chiamarci allo 0659 10285, rigorosa diretta come ogni giorno dalle 15 alle 16.30, o scriveteci se volete anche sulla pagina Facebook. Aloisio. Sì, io volevo replicare poi al dottor Di Giacobbe, perché poi è facile fare un gran guazzabuglio. Siamo partiti con le autorizzazioni che non sono del Comune di Roma per arrivare al problema a Fiumicino dell'abusivismo. Allora, già quando si fa questo discorso io mastico male, perché sono due cose totalmente diverse. L'abusivismo a Fiumicino è un fenomeno che va combattuto, ma che non c'entra assolutamente niente con le autorizzazioni che non sono del Comune di Roma, tant'è che molti, che a Roma si dice in gergo battono, anche davanti agli alberghi, hanno l'autorizzazione di Roma. Questo vuol dire che non è che perché hai l'autorizzazione di fuori Roma sei per questo abusivo. È il comportamento, certo, che metti in è il atto, è il comportamento. Quello che dice, cercavo di dire prima, se stazioni davanti a un hotel ma tutte le mattine perché sei amico del portiere, sì, perfetto, dell'albergo. Però mi faccia venire il concetto. Allora, questo se lo fa uno di Roma è regolare, se lo fa uno di fuori Roma è abusivo. No. Allora, è il comportamento regolare, certo. Esatto, che si mette in atto. Quindi questa storia di Fiumicino, sinceramente, io non la comprendo, perché non c'entra niente con la questione di adesso. È, come al solito, cercare di buttare benzina sul fuoco per creare ancora di più tensione. E questo, da parte nostra, e siamo dell'Anitrav, non è sicuramente il modo migliore per affrontare il problema. Seconda cosa, ha parlato del Consiglio di Stato. Io sono abituato che le sentenze me le leggo. Me le leggo e le faccio leggere ai legali. Allora, il Consiglio di Stato in Abruzzo ha detto semplicemente che è stato sbagliato tutto l'iter del ricorso. Praticamente ha detto in poche parole che il ricorso dovevano farlo al regolamento regionale dell'Abruzzo e al regolamento comunale del paese, del comune che ha rilasciato quelle autorizzazioni. Questo ha detto, supportato dal legale, quindi non è che si può tanto giocare anche su questo. Corte di Giustizia Europea? Benissimo, la Corte di Giustizia Europea anche lì ha detto, io non dico se il 29.1 quater è fuori legge, se crea problemi, perché non è una questione che interessa a noi, fino a quando ovviamente nessun cittadino dell'Unione Europea ha un problema per questa regolamentazione. Quindi anche qui mi sembra che la Corte di Giustizia Europea non si sia pronunciata a favore di nessuno, quindi di conseguenza la lasciamo lì. Ora, io vorrei però andare un attimo... Aspetti, facciamo così, siccome ho un break pubblicitario tra benissimo. Un minuto e vorrei prendere un'altra telefonata, così andiamo sì. In pubblicità, vediamo se vincono in termini di quantità di telefonate, no? Gli NCCO tassisti, però qui esce una breaking news clamorosa, eh? Io lo sto leggendo da internet, da Twitter, rilancio questo articolo del Messaggero Roma, scrive Mauro Evangelisti che... Il TAR ha annullato gli aumenti delle tariffe per i pass nella ZTL e questo addirittura starebbe
portando, secondo questo articolo del Messaggero, l'assessore in prota che abbiamo appena citato verso le dimissioni. Il TAR boccia la delibera che prevede l'aumento delle tariffe ZTL, clamorosa comunque questa notizia, e ora l'assessore al traffico un passo dalle dimissioni perché questa decisione, ha detto, mina l'intera strategia di contrasto al traffico privato. Ho appreso con la sentenza numero eccetera, lasciamo i dettagli, il TAR del Lazio ha bocciato la delibera del 30 aprile 2014 con la quale su mia proposta si rideterminavano le tariffe per l'accesso alle zone a traffico limitato. Ora rischia di essere compromessa tutta l'intelaiatura del piano generale del traffico. Nel pomeriggio, ha detto ancora in prota, mi recherò dal sindaco Marino per tutte le valutazioni di sua competenza. E quindi vedete poi il TAR quanto incide, no? Siete sorpresi da questo di Giacobbe? No. Perché avevate, pensavate che il TAR l'avrebbe annullata? No, non sono sorpreso, perché quando il TAR annulla o crea condizioni di sospensioni o meno, non entra mai nel merito, ma nel metodo che si è usato per fare una delibera. Quindi molto spesso è più di natura amministrativa o tecnica che nel merito. Questo è il problema. Il problema è, intanto, probabilmente se la delibera l'abbiamo fatta male, beh, comunque un bello scossone sarebbe, insomma, un assessore. Figuriamoci. Io non credo che in prota, che in polemica potrebbe col TAR, insomma, potrebbe dimettersi. Sentiamo allora questa telefonata, poi la pubblicità e poi abbiamo ancora, grazie, se resterete, insomma, un'altra mezz'ora per chiacchierare tranquillamente. Pronto? Ah, pubblicità, allora dopo la pubblicità, scusate, a tra pochissimo, torniamo in diretta anche, soprattutto col telespettatore. Bentornati in diretta, allora ripartiamo dai telespettatori che stanno attendendo, poi vorrei fare un po' di chiarezza anche sui numeri, vedere se quanti sono, se siete d'accordo almeno su questo, sì. Poi ci arriviamo, però sentiamo le telefonate, pronto, seguiremo anche questa notizia clamorosa, l'assessore in prota verso le dimissioni perché il TAR ha annullato gli aumenti del pass per la ZTL, insomma, notizia molto importante per Roma. Buon pomeriggio, sentiamo a chi, pronto? Pronto, buon pomeriggio Daniele, sono titolare di una un'azienda di noleggio con conducente. Un'azienda, perché, ok. Un'azienda, noi siamo aziende, quindi non siamo tutti operatori singoli, chiaramente. Ed in virtù di questo fatto, la situazione che si prospetta chiaramente è quella di impossibilitarci a continuare a lavorare. Mi spiega perché anche lei, cioè per farlo capire ai telespettatori, voi avete un'azienda dove avete preso le licenze, perché ora questo vi impedisce di lavorare? Le faccio un esempio. Io apro un'azienda, mettiamo per assurdo il concorso, partecipo all'ultimo concorso per l'assegnazione delle licenze di Roma e ne riesco ad ottenere un'autorizzazione. Daniele, quindi il proprietario di questa azienda, è molto bravo, quindi il suo volume d'affari cresce, ed arrivo dopo un determinato tempo ad avere necessità di un'altra autorizzazione per soddisfare la domanda dei miei clienti. A questo punto io cosa faccio? Da buon cittadino attendo che Roma mi dia la possibilità di aumentare il mio volume d'affari. Purtroppo però, stranamente, Roma non ti dà la possibilità di partecipare a un nuovo bando di concorso, perché sono circa 22 anni, se non erro, che non se ne fa uno. Quindi il titolare, Daniele, che cosa fa? Leggo sul giornale che il comune di Formello indice un bando di pubblico concorso e io sono obbligato a questo punto a partecipare ad un bando di concorso di un comune diverso dal comune dove la mia azienda risiede, per appunto soddisfare la domanda che perviene alla mia azienda. Quindi è una scelta obbligata, non è un voler fare il furbo, voler aggirare quella che è la normativa vigente, ma è semplicemente un'esigenza che ogni piccolo imprenditore di fatto si trova davanti. E l'unica soluzione è quella di partecipare a un bando di concorso diverso dal Comune di Roma, che di fatto non ti permette di crescere. Allora, grazie, è stato molto chiaro. Chi risponde a questo signore? Ha spiegato bene a Luigi? Allora, ha fatto un caso esemplare? Sì, questo è l'esempio che faccio sempre anch'io.
Quindi ha spiegato esattamente la situazione. Nel 92, quando è stata varata la legge che ci regola fino ad oggi, senza la modifica, perché io la modifica non la prendo nemmeno in considerazione, è cambiato un po' tutto il mondo. Io all'epoca, purtroppo ho 53 anni, all'epoca facevo questo mestiere, perché è stato il mio primo lavoro da quando avevo 21 anni, non esisteva il fax, non esistevano i telefonini, proprio era una cosa fuori dal mondo. Si arrivava a Fiumicino, si metteva il gettone, si chiamava in ufficio: che faccio, dove devo andare? Quindi è cambiata totalmente la situazione lavorativa, sicuramente il mercato si è ampliato, e quindi quello che dice il nostro collega è sacrosanto. Se io sono bravo, se io sono un imprenditore abile, se mi vesto bene, se parlo le lingue e se sono fortunato, perché nella vita conta anche essere fortunati, sto facendo una concorrenza assolutamente leale, non posso essere penalizzato, do un ottimo servizio ai miei clienti da tutto il mondo, attenzione, perché noi lavoriamo con tutto il mondo. Allora aspettate, chiaro, che ne leggo un altro, però volevo finire, sì, questo concetto che è importante, sì, e non è che io faccio del bene solo a me stesso, certo, do lavoro, io faccio, chiaro, occupazione. Quindi con questo problema che abbiamo adesso a Roma, il sindaco Marino deve capire che c'è una responsabilità morale, civile e politica, perché 3.500-3.700 imprese con un indotto di 6.000 lavoratori su Roma, che vivono a Roma, pagano i mutui a Roma, pagano le tasse su Roma, perché comunque quel ragazzo gli va al montone, ma l'altro 95% sono residenti romani e quindi che pagano le tasse su Roma, che fanno occupazione su Roma, viene a mancare. A Di Giacobbe ne leggo anche un altro noleggiatore. Sono un noleggiatore romano, ci ha appena scritto sulla pagina Facebook, con autorizzazione di un comune calabrese. Ho dovuto fare richiesta fuori dal mio comune perché a Roma non rilasciano licenze da 20 anni. Ho aperto la posizione IVA perché dopo alcuni anni come un artista ho sviluppato un business mio e il lavoro si svolge principalmente a Roma, ma porto turisti anche a Firenze, a Milano, a Venezia, eccetera. Il mio lavoro prevede che prenda i miei clienti agli aeroporti e li porto in giro anche in Europa. Non posso avere limitazioni territoriali. Questo non vuol dire che debba sfuggire alle regole, ma non è così che possono combattere l'abusivismo. Partiamo da un dato. Se un noleggiatore di Roma, ma non di Roma, d'Italia, è bravo e guadagna di più e riesce a essere, attraverso la sua professionalità e quant'altro, migliore di altri e fare soldi, ben venga, bravo, applauso. Questo è il dato che diceva il signore. Io sono bravo, ho bisogno. Il problema è che ci si dimentica che noi stiamo parlando di trasporto pubblico, di un servizio pubblico che ha bisogno, per essere tale, di essere garantito da che cosa? Da un numero di operatori, da una tariffa, nel caso dei taxi, e soprattutto da un numero di macchine in servizio necessarie per il minimo del turno. Dopodiché, questa è la garanzia che ha il cittadino di avere comunque sempre per strada un taxi e, in percentuale, un noleggio. Veniamo al noleggio. Io invito anche gli altri a ragionare su un fatto. Dove siamo andati avanti con le liberalizzazioni, non è che vedo grandi risultati. La liberalizzazione, quando va a incidere su settori dove è predominante, però, scusi, la posso forza fare lavoro, posso fare un appunto? Se ci fossero sufficienti controlli, no? Diciamo, se nessuna irregolarità sfuggisse ai controlli, poi sappiamo che non è così, sappiamo anche di NCC, non so se anche autisti, so che addirittura, no, autisti non serve in questo caso, che accedono nella ZTL a retromarcia comunque per superare le telecamere, però voglio dire, se ci fossero controlli che garantiscano veramente, no, la regolarità di tutti, forse potrebbero convivere queste categorie normalmente. No, beh, facciamoli convivere con una chiarezza. Nel trasporto pubblico di linea il comune ha l'obbligo di una programmazione e di una pianificazione dei servizi, sia di linea che non di linea. Pianificazione dei servizi significa che a Roma devono poter operare tot taxisti, tot noleggiatori e tot servizio di linea per garantire ai cittadini un servizio. Dopodiché, quello che io non accetterò mai è la logica per cui più lavoro, se c'è più lavoro escano più licenze. Se c'è bisogno di
più licenze, significa che ci camperanno più famiglie. Il soggetto che mi dice, io siccome sono bravo voglio avere 10 licenze per poi avere 10 dipendenti, magari in nero e magari sfruttandoli, questo è un altro tipo di mercato che non mi affascina. Allora dico a quel signore, benissimo, sei bravo, guadagni, tanti applausi. A Roma non bastano le licenze per il numero di utenti, bene, mettiamoci a tavolino, ripristiniamo la legalità e dopodiché faremo uscire delle licenze in comune accordo, consumatori, cittadini, comune e operatori. Punto a capo, mettiamo un punto a capo. Altre strade non ce ne sono. Aspetti, perché gli NCC sono scatenati sulla pagina Facebook. Leggo un altro, Armando, buon pomeriggio. La questione NCC, dobbiamo capire che gli NCC non fanno concorrenza ai taxi, ai quali si devono ricordare che sono un servizio pubblico, mentre gli NCC sono un servizio privato. NCC possono stare a disposizione col cliente anche tutta la giornata, possono fare un tour della città con e senza guida, dato che gli NCC sono minimo bilingue. Io ne parlo tre, per questa ragione non faccio concorrenza ai taxi. Questo dice Armando, e vedo che annuiscono gli ospiti. Sì, altre telefonate, così poi ha più materiale Ferri. Sì. Pronto? Pronto? Ah, ecco, questo tassista, allora vedo che Giacobbe è uno contro due, no? Poi prevalgono su Facebook gli NCC, allora abbiamo chiamato rinforzi, sto scherzando, però c'è un tassista che vuole intervenire, che seguiamo anche su Twitter, abbiamo ospitato altre volte, che si fa chiamare taxista lobbista, Stefano, è scatenato lui in modo digitale, insomma, a difesa dei taxi, forse lo conoscete, vedo che sorridete, però tra un attimo, prima c'è un NCC, pronto? Pronto? Sì. Io vorrei pure qualche cliente che chiamasse, ma poi vede, magari il popolo romano che ci segue fa meno di entrambi. No, adesso vi pungolo, prende semmai l'autobus, questa è roba da ricchi. Pronto? Pronto? Buonasera, dica. Sì, buonasera. Sì. Sono Diego Righini, l'organizzazione DPL Noleggio. Quindi non una pista, quindi non un SCC di professione, mi sono sempre occupato dal punto di vista sindacale di difendere la categoria del noleggio. E cosa ci vuol dire in più? Cioè, voglio dire, rispetto a tutte queste voci che abbiamo già sentito. Prego. Ma guardi, io non è che siamo esattamente, la penso come gli altri rappresentanti che sono presenti lì oggi da voi in trasmissione. Noi torniamo sempre al merito delle questioni. Abbiamo sempre detto che questo servizio va presa una decisione a monte. Se è un servizio libero, un po' come avviene con i pullman, o se deve essere invece un servizio che è legato alla territorialità. Questo è un primo punto sul quale ci aspettavamo che il governo rispondesse, ma non oggi, cioè che il governo italiano rispondesse dal 2009 ad oggi, quando effettivamente è stata fatta questa sorta di modifica del quale poi lo stesso governo e Parlamento se ne è vergognato nel 2009. È stato fatto in una notte, in una conversione con maxi emendamento con fiducia o mille proroghe. Quindi lei immagini. Quindi lei dice serve in realtà governo... tutta la materia, va ripresa insomma in mano dal Parlamento, sì, dal governo. Però la cosa brutta che mi sembra che le persone da voi in studio non hanno detto delle cose più gravi, secondo me. La prima è che in questo momento la categoria è vittima di duelli di carattere politico tra l'amministrazione capitolina e il ministro Lupi. Il duello tra queste due realtà politiche produce mette nei guai la categoria degli NCC. Quindi, visto che il governo dopo 8 anni non provvede a normare, il comune, per farsi un dispetto, norma in modo molto stringente, pur sapendo che la norma può avere dei vizi di costituzionalità o dei vizi di contrarietà delle norme europee, è comunque norma. E dall'altra parte i taxi, le categorie dei taxi che continuano nella loro pratica di aggressione continua, minacce nei confronti anche a volte della degli altri, certo, è stato molto chiaro, certo, scusi vado un po' di fretta volta, perché una volta minacciano per esempio che loro non avrebbero garantito il servizio all'Expo. Certo, ho capito. Pur di rivendicare sono i loro diritti. Adesso c'è taxista lobbista, lo chiamo così da Twitter, vedete che è scatenato, questo è solo uno dei manifesti che ha messo su Twitter online. Buonasera Stefano Facioni, buonasera. Ciao.
Allora, ciao, non so Andrea. Se hai seguito, insomma, il dibattito finora, ti lasciamo volentieri qualche secondo per dire la tua. Fuori dai sindacati, allora, Stefano. Intanto dico che conosco il signor Ferri perché io ho fatto il noleggiatore, quindi conosco benissimo il mercato del noleggio. Conosco il signor Di Giacobbe. Allora, intanto l'ultimo che ha parlato, aggressione dei tassisti, io gli farei fare una giornata su taxi a fare corse da 5-6 euro, perché loro si prendono tutti gli aeroporti e le corse lontane dove c'è la pancotta grossa, perché lavorano in altra maniera, no? Quindi specifichiamo subito. Però questo, Stefano, no? Scusa, faccio subito io, ti giro questo ultimo messaggio che ci è arrivato su Facebook di questo signore che dice fate proprio un lavoro diverso, cioè lui dice è normale che avvenga quello che stai dicendo, oddio, io spero che spererei sempre che lavoraste molto, però lui dice noi seguiamo il cliente tutto il giorno, voi dovete fare, siete un servizio pubblico, quindi abbiamo due ruoli diversi, no? Proprio in origine. Anche il noleggio è un servizio pubblico, anche il noleggio è un servizio pubblico, la differenza è che il noleggio per andare alla stazione Termini a San Pietro si prende 30 euro, tariffa concordata col cliente, e io me ne prendo 10, ma entrambi siamo servizio pubblico, quindi... Non è che solo i tassisti sono servizio pubblico. Aspetta, allora facciamo un attimo uno scambio. Aloisi può parlare o Ferri all'amico tassista che ci sta... Volevo finire un attimo una cosa. Ti ridò la parola. Sì, però hai detto già una cosa, insomma, non è così? No, cioè in aeroporto noi andiamo a prendere un cliente che ha già prenotato il servizio, cioè non è che andiamo lì e aspettiamo il cliente così in modo indifferenziato chiunque sale a bordo. C'è sentita l'obiezione, Stefano? No, poi inoltre vorrei, allora, vorrei anche dire, scusa, mi devi dare due minuti. Io ti ritengo già sbagliata la legge che loro possano avere 5 licenze e il tassista una, perché loro con 5 licenze, noi a casa siamo in 4 con l'iscrizione a ruolo. E il signor Aloisi è inutile che si sbraccia perché tanto... Però è una legge quella, no? Io cerco di dirimere qui per carità, mi sento messo in mezzo. Signor Stefano, io sto fermo, non mi sbraccio. Il signor Aloisi è un po' che fa dei sorrisetti, quindi lasciamo perdere queste cose. Allora, 4 persone come noi a casa con l'iscrizione a ruolo possiamo avere 20 licenze NCC che vado a comprarmi... E ci sono anche molte indagini, processi dove sono stati processati e condannati sindaci compiacenti che rilasciano licenze sotto, diciamo, denaro. E quello è giusto che vengano condannati. Se io mi faccio 20, c'è un mercato che il signor Fedi e il signor Aloisi dovrebbero sapere dove ci sono, io potrei avere 20 licenze, lavorarmene 2 di persona e le altre 18 me le affitto a 300-400 euro al mese a nero, capite? E questo loro sanno che succede. Aspetta, rispondete, è bello lo scambio. Aspetta Stefano un attimo che risponde Ferri, se no ci perdiamo perché poi dici molte cose. A 5 euro l'ora. Aspetta Stefano, resta con noi. Stefano ci sei? Ah, è Ferri, Sono Ferri. Ci sono. Questo aspetto che hai evidenziato sul discorso di chi si affitta le autorizzazioni di noleggio con conducente è tanto vero quanto lo è per i taxi. È vero che c'è il cumulo delle autorizzazioni in capo al singolo soggetto nel settore del noleggio con conducente. È anche vero che in una delle proposte che noi abbiamo presentato sul tavolo tecnico dove c'è anche Nicola, è proprio quella di riuscire a capire se il noleggiatore vuole fare impresa oppure no. Se vuole fare impresa, noi saremo per consentirgli il cumulo dell'autorizzazione, quindi assumere dipendenti, cioè, ma se non vuole fare impresa e entrare in una cooperativa e conferire 18 autorizzazioni in una cooperativa e percepirne un reddito anomalo senza lavorare noi questo non lo condividiamo, siamo d'accordo con Stefano. Siamo d'accordo. Sentito Stefano? Ho sentito. Allora però volevo dire una cosa a chiudere a chiudere Stefano poi abbiamo tantissime telefonate oggi sta impazzendo centralina. A lui si può rispondere, lo facciamo. No, io volevo rispondere prima a Stefano che diceva scusa se ti do del tuo, tanto siamo in strada tutte e due.
quando diceva no, perché io se vado da Termini a San Pietro lui fa pagare 10 euro, ho capito, 30. Ma noi siamo su un mercato libero, il mio cliente mi sceglie, è consapevole, le dice, il mio cliente mi sceglie per tutta una serie di motivazioni, di perché Giacobbe dice di no perché vuole la macchina, vabbè, ho capito, perché, ma siccome no, però scusate, siccome io faccio, oltre a essere un responsabile nazionale, faccio anche questo lavoro e io lo conosco, il dottor Di Giacobbe fa un altro lavoro, far sindacalista, quindi allora io, se il mio cliente mi sceglie, se il mio cliente mi sceglie perché mi prenota, perché ha fiducia in me, gli piace il mio sistema lavorativo, io gli posso chiedere anche 100 euro per andare a San Pietro, e il mio cliente non può essere, il mio cliente non può essere vincolato da delle tariffe. Ma il tuo cliente è un cittadino. Ma che c'entra questo? È, ma il mio cliente vuole me. Ma no, tu ti stai inserendo in un mercato, ma barando. Ma è sempre. Lo capisci, ma questo? Ma io a baro a rialzo? Sì, no, ma come dite sempre che baro a ribasso? Però scusi, lui ha detto, scusate, è consapevole il cliente, no, pollo, no, tra, no, pollo, tra virgolette. Perché non lo è? No? Ma questo è importante, fateglielo Roberto, dire. Stefano. Stefano poneva un problema, poi non gliel'avete fatto esplicitare. No, io voglio capire una cosa, scusate. Prova a sintetizzare. No, aspetti, dice Giacobbe, poi lo fa. Io voglio capire perché lei ha detto... Cioè, perché stanno, barano. No, barano. Perché... Ma barano con chi? Aspettate un attimo. Ma come ti permetti di dire che barano col mio cliente? No, come ti permetti di dire... Perché barano? Cioè, il cliente preso a San Pietro, perché non è consapevole? Aspetti, uno alla volta. È mio cliente, non è che lo prenda al volo. E allora a me interessa questo, perché lui dice di no, voglio capire. Voglio capire perché no. Se Aloisi, adesso Giulio è persona che fa questo mestiere e quindi conosce bene, se Giulio Aloisi si ritiene servizio pubblico... No, io non mi ritengo servizio pubblico. Attenzione, e se non ti ritieni servizio pubblico, allora esci dal servizio pubblico. Io non sono TPL. Esci dalle corsie preferenziali. Esci dai vantaggi che dà il servizio pubblico e mettiti sul mercato. Troppo comodo stare sul mercato con una rendita di posizione, con le corsie preferenziali, con le ZTL, e non fai concorrenza. Vedi che siamo arrivati un po' al cuore del problema. Aspettate, vi do la parola subito, devo salutare Stefano, ma non ho detto che ha ragione Aloisi, non ho detto che Di Giacobbe ha ragione, sto cercando di arrivare a qualcosa di perfetto, più però, concreto, non me ne vogliate, ma per chi ascolta. E bisogna tranquillizzarsi, il cuore del problema, a me insomma mi veniva per le toga quando Di Giacobbe ha subito detto, dice no, secondo me non si deve fare impresa, ognuno ci deve avere l'autorizzazione sua e deve andare a lavorare. Questa è una limitazione delle libertà personali. Cioè sta dicendo che non possiamo fare impresa, l'ha detto prima. Cioè, quindi questo poi è chiaro che va di pari passo con tutto però il ragionamento. Però io invece sono rimasto ancora lì perché non voglio incolpare nessuno, ma è evidente che se il cliente a San Pietro lo si informa che quello è un servizio diverso, aspetti per portarlo a termini, è un conto. Se invece quello sta lì perché è un turista in mezzo alla strada e non capisce la differenza tra l'NCC e il taxi e gli spillate 30 euro, insomma, c'è una differenza. Nel senso, non ci può stare là, contando su un'ingenuità. La macchina di noleggio non può stare lì a aspettare. Fatemi salutare Stefano perché poi ci sono altre telefonate, se no stiamo tenendo fermi altri NCC che mi sa che chiamano. Stefano, a chiudere, ti salutiamo. Senti, Andrea, scusa. Allora, due cose. Uno, io con il taxi non posso andare a lavorare a Civitavecchia, a Napoli, a Firenze, non posso entrare nello ZTL di queste città. Non capisco perché una da Calabria può fare il lavoro. Ma lui si dice fatti il noleggio, che così è risolto. Poi non è vero, Due cose, questa è una, l'altra... Non conosce la legge, allora. L'altra cosa, che io lavoro 8 ore, io tassista, abbiamo i studi di settore obbligatori minimo a 30.000 euro. Loro lavorano il doppio delle nostre ore e pagano meno di noi di tasse. Allora questa disparità consente di andare a fare le corse per l'aeroporto, e loro lo sanno bene, a 30 euro, 35 euro, e quella diventa concorrenza sleale. 30 euro perché pagano il pizza ai portieri. Grazie Stefano. Un saluto, ci risentiamo con lei e con altri tassisti, se andati del tu in modo così simpatico. Però non è affatto, queste cose non sono vere, cioè voglio dire, chiaramente ci sono dei aspetti, un modo di operare non del tutto normale nel nostro settore, tanto quanto sono quelli dei taxi. I studi di settore, bene, i tassisti...
sono, diciamo, fra virgolette, defiscalizzati, sono in cooperativa a produzione lavoro, prendono una busta paga, però poi di fatto incassano direttamente, non è che poi portano i soldi in cooperativa. Quindi ci sono una serie di situazioni che andrebbero regolate, normate, sistemate, aggiustate, ma certamente non di punto in bianco con un pugno, con una spugna, cancellare tutto, perché va organizzato. Io volevo però fare un riferimento, perché prima Nicola parlava di TPL, di fatto, trasporto pubblico di linea, trasporto pubblico locale. Allora, il concetto del trasporto pubblico locale è ben definito da 422 e, cioè, voglio dire, il noleggio con conducente non ci rientra dentro questo aspetto di TPL. Perché? Perché intanto già la definizione che il servizio di TPL si rivolge ad una utenza indeterminata. Che vuol dire? Poi io spiego. L'utenza, il servizio ha una linea, ha un percorso prestabilito, certo, ha dei ha delle tempi di percorrenza di quel percorso. Cioè, colori. L'ATAC, nel caso di Roma, chiaro, l'ATAC, chiaro. Colori predeterminati. C'è un altro messaggio a vostro favore, tra virgolette. Se abbiamo auto da 50.000 euro, i taxi punto, multiplo e maree, povera Fiat, siamo noi che truffiamo i clienti o sono i clienti che scelgono il meglio? Questo è un altro messaggio a favore. Però ecco, quindi volevo dire, mentre c'è una tariffa predeterminata, no, dall'amministrazione pubblica, allora nel caso del taxi sicuramente c'è un elemento di questi che ho elencato, che è quello della tariffa predeterminata concordata con, certo, con le associazioni di categoria. Per quanto riguarda però il taxi, che già si rivolge ad un'utenza indifferenziata e non indeterminata, cioè non è che su un taxi ora salgo io, fra 20 metri sale lui e dopo questa è indeterminata. Quindi, cioè, nel discorso di TPL c'è un po' di confusione, a mio parere. Quindi qua intanto vertono tutti, scusi Ferri, non voglio togliere la parola, anzi, noi, il bello di questa trasmissione, vede che siamo in diretta e facciamo anche la scaletta, avremmo un'altra mezz'ora se volete restare, qua mi dicono che ci saranno non so quante decine di telefonate. Di Giacobbe è disposto a restare oppure deve scappare, forse deve andare via? Vediamo. Allora restiamo un po' perché abbiamo un'altra pausa pubblicitaria e no, c'era un altro messaggio, adesso non riesco a prenderlo. Basilare la differenza tra taxi, servizio di piazza e NCC, scrive anche Silvano. Insomma, tutti vanno poi su questa distinzione. Telefonate pronte o tra un attimo? Basilare, c'è un altro aspetto. Però. Adesso me lo dice Di Giacobbe. Pronto? Pronto? Sì, buonasera. Prego. Buonasera, sono Dino. Buonasera, dica. Allora, non vorrei dire le cose che già sono state dette, ma il punto focale rimane sempre quella della scelta del cliente. Il signor Di Giacobbe, lo conosciamo da 20 anni, che è nei sindacati dei tassisti e non ha mai risolto nulla, non ha mai risolto nulla, perché si è sempre messo così sulla via di mezzo e non ha mai fatto scelte vere e non ha mai detto al caro Comune di Roma che sono loro i responsabili che hanno voluto far ingrandire questa cosa. Sono esattamente i tassisti. E poi un'altra cosa importantissima, sempre sottolineando la scelta del cliente, che non vuole andare, il nostro cliente non vuole andare con il taxi, non ci vuole andare. E un'altra cosa, quando io apro la mia partita IVA e quindi pago l'F24, lo Stato non mi dice sì, ma tu hai fatturato un'azienda di Roma e quindi non me le paghi le tasse. Io ho fatturato un'azienda di Roma e lo Stato, il mio F24 con l'IRPEF, l'IVA e tutto quanto, vedete come se lo prende, non me lo mette lo stop. Quindi lo Stato deve risolvere insieme al Comune di Roma. E poi, se dobbiamo noi rientrare alle rimesse, ma io potrei dire nel mio cervello a Di Giacobbe, potrei dire che il sindaco Marino deve tornare a Genova a lavorare. No, non è possibile, no? Siamo nel libero mercato e nella libera concorrenza e ancora stiamo mettendo questi piccoli paletti davanti alle nostre attività. Grazie anche a lei, Dino, se non ho capito male. Grazie, molto chiaro. Di Giacobbe, io qua mi picchiano, capisco, perché faccio sforare la pubblicità. Ce la fa, perché vedo che vuol rispondere, so, con una certa passione. Ce la fa ad aspettare un minuto? Minuto e mezzo? Anche a questo signore. Grazie. Restate con noi, a tra poco.
Bentornati in diretta, 16:04, abbiamo ancora circa mezz'ora, un po' di meno, per i nostri ospiti. So che Aloisi vuole tornare sulla delibera, puntualizzare altre cose. Io spero che da questo confronto poi esca, ma di solito quando parliamo con politici, municipi, assessori o consiglieri comunali, dico esca una proposta condivisa. Adesso è un po' retorico, no? Un po' facile, vista la... Però adesso deve rispondere Di Giacobbe, e poi abbiamo tante altre telefonate. Semplicemente ad Aloisi e al noleggiatore di prima. Ma in termini molto semplici, questo mercato si regge, questa realtà, questo trasporto pubblico locale si regge perché ci sono i tassisti, no? Che garantiscono tariffa, orario e servizio. Dopodiché, intorno alla garanzia che i cittadini hanno di poter trovare un taxi, perché il taxi è obbligato alla tariffa e all'orario di servizio, intorno a queste garanzie che danno i tassisti si regge un mercato del quale poi a vario titolo i noleggiatori ed altri soggetti fanno la parte, diciamo, degli squali, in senso buono, non in senso cattivo. Allora, capiamoci bene, i tassisti non sono i polli di Renzi. No, ma non è vero. I tassisti non sono i polli di Renzi in tutti i sensi. Allora, o ai tassisti gli si riconosce la condizione e la possibilità di fare un incasso che gli permetta non di andare in giro con la macchina, la 1 o quant'altro, perché quelle andrebbero bandite dal servizio, ma dando la possibilità però a chi ce l'ha di comprarsene una in maniera decente, magari con un utilizzo degli incentivi da parte del comune. Oppure voi non potete assistere, insomma. Oppure le dice... i cittadini non avranno più un servizio e cadranno nelle mani non dei noleggiatori, perché quel problema vero è che qui salta il sistema. Qui salta il giocattolo e a rimetterci saranno i tassisti e i noleggiatori, perché quei soggetti che vogliono entrare in questo mercato attraverso la nuova tecnologia non vogliono entrare per dare un servizio, vogliono entrare per fare da intermediari nel servizio e per lucrare nel servizio. Perché il problema è intercettare la domanda, decidere il costo e poi decidere pure a chi darla, magari al lavoratore in nero con la macchina in nero. È questo il futuro che vogliono i noleggiatori con la deregolamentazione di questo Ferri sistema? Ferri dice di no, Aloisi tra un attimo lo dirà la sua, perché adesso c'è un altro tassista, un sindacalista credo in questo caso, quindi supporterà, immagino, non lo so, Di Giacobbe, e potrete rispondere a Aloisi. Pronto, buon pomeriggio. Salve, sono Riccardo dell'USB settore taxi. Oh, benissimo, buonasera, dica Riccardo. Buonasera. Senta, innanzitutto c'è una questione in questo dibattito, se no sembra che il povero dottor Aloisi e il dottor Ferri siano qui trattenuti in qualche maniera su una questione che non esiste. Prima di tutto è inutile negare che i noleggiatori non operano nella maniera che dice il signor Aloisi. I noleggiatori, per noi che siamo, io considero che faccio il tassista o il sindacalista, sì. Quindi sto in piazza, come dice il... non sono nella stessa piazza probabilmente dove dovrebbe stare il dottor Aloisi, perché lui dovrebbe stare nell'autorizzazione, gli ha concesso l'autorizzazione. È questa la discriminante. Loro stanno fornendo, tra l'altro, un servizio in modalità che creano un problema a chi opera nel rispetto della legge, cioè noi tassisti, e stanno creando un disservizio in quei territori nei quali, e spesso la magistratura l'ha dimostrato, sono state prese delle autorizzazioni in modalità non legali. Allora, se noi giriamo intorno al problema è un conto, se lui ci racconta che prende i clienti perché scelgono la sua macchina o il suo servizio, quando invece la realtà dei fatti dimostra che stanno fuori degli alberghi, e ci sono i verbali dei vigili urbani che dimostrano questo, perché loro non possono stare in attesa del cliente che non esiste, aspettando attraverso un procacciamento che spesso viene effettuato anche con la complicità, così come ha dimostrato ad esempio Striscia la Notizia, una trasmissione di Mediaset che penso che il dottor Aloisi sarà capitato di vedere, attraverso la connivenza di qualche portiere d'albergo. Se fosse come dice lui che stanno nella rimessa, come dice lui, c'è un mondo perfetto senza questi, chiamiamoli furbi, tutti andreste d'accordo più o meno? No, andremo d'accordo a condizione del fatto che c'è una piccola forzilla che nessuno ricorda mai, che loro devono stare nel comune che ha rilasciato una licenza. No. Perché quelle licenze vengono rilasciate a fronte di un'esigenza di un territorio, non è una cosa che dice no. Sì, questo lo sappiamo, certo, le licenze vengono rilasciate a Valmontone per l'utenza di Valmontone teoricamente. No. Esatto, Aloisi dice di no. Se no, Riccardo, grazie. Io dico solo una cosa evidente che poi qua... No, io vorrei continuare a parlare un secondo, scusi. Così però mi aiuti, un minuto, 30 Cigala, secondi, chiuda. Cigala, il comune di Cigala, provincia di Catanzaro, che ci ha scritto sopra il furgone, Roma
sul furgone con Cicala, esatto, comune di Catanzaro, con sovrascritto come Roma, quelli che c'ha il dottor Aloisi, che però anziché lavorare a Cicala c'ha 90 licenze su un comune che c'ha 700 abitanti. Allora questa roba qua, su questa roba qua sono le cose attraverso cui il dottor Aloisi ci si è comprato l'orologetto che c'ha al braccio e la cravatta probabilmente. Questo è gratuito. Grazie Riccardo. Grazie, la devo salutare. Io dico solo una cosa prima di dare la parola a Aloisi. Qua è evidente, no, che siamo di fronte a due rappresentanze sindacali, stiamo parlando pubblicamente di un dibattito, quindi sono tutti santi, non prendetevela, intendo dire che le furberie, le irregolarità, quello che voi denunciate da una parte e dall'altra è inutile, no? Non possiamo fare questa gara a perdere, tanto verrebbe tutto smentito, come il signore, lei dice di furbizie, no? Con i portieri, cose che sentiamo da tanti anni. Qua Servizio Trasferimenti NCC Roma dice: mi dica Giacobbe perché non rilasciate la ricevuta fiscale a fine corsa o perché truccate i tassametri, era notizia dell'altro giorno. Adesso Di Giacobbe direbbe: noi non lo facciamo, esatto. È chiaro, quindi non ci buttiamo in questo vicolo cieco, perché serve a poco. Oddio, se poi avete voglia di raccontare queste testimonianze, ma voglio dire, poi alla fine ognuno dice non è vero all'altro. Aloisi, allora, che si è comprato l'orologio, spero. C'ho l'orologetto, certo. Grazie al comune di Cicala. Sì, sicuramente io non ho autorizzazione del comune di Cicala, ma non perché ci sia qualche problema, non ce l'ho di là, sto nel Lazio e quindi ho autorizzazione del Lazio, ma questo non cambia niente. Però è vero quello che dice Riccardo, succede, voi chiaramente spero lo condanniate, no? Assolutamente sì, ma prima il Presidente ha spiegato molto bene il fenomeno di chi fa incetta di autorizzazioni, noi questo l'abbiamo specificato anche sul progetto di legge che abbiamo presentato al Ministero dei Trasporti per risolvere questo problema. Quindi è inutile che si danno queste informazioni così tanto per, torno a dire, buttare la benzina sul fuoco. Andiamo sul concreto. Ora mi ha dato lo spunto, e lo ringrazio, il tassista di poc'anzi, in cui diceva appunto che se un comune ha rilasciato l'autorizzazione è perché serve a quel comune. E io mi permetto di dissentire, perché in realtà non è così. Come diceva prima il Presidente, fa un atto amministrativo il comune per il rilascio, a differenza della licenza taxi, perché non a caso il titolo autorizzativo è una cosa e la licenza è un'altra. Noi, come impropriamente molta gente chiama il noleggio licenza, no, le nostre sono autorizzazioni. Ma c'è un aspetto fondamentale, e qui rispondo pure a Di Giacobbe quando prima diceva che i taxi forniscono il primo sussidio per il trasporto sulla città e dopo veniamo noi. Noi non veniamo dopo, perché noi non possiamo essere sussidiari per il semplice motivo che noi abbiamo una cosa fondamentale, che non abbiamo l'obbligo della prestazione, a differenza della licenza. Quindi questo vuol dire, che è comodo. Quindi questo, no, è la legge. Adesso che è comodo o non è comodo, questo non lo so, però comunque la legge è questa. E allora voi dite che bisogna rispettare la legge, rispettiamola. E io dico, quindi, noi non avendo l'obbligo della prestazione, noi non serviamo a quel comune che rilascia le autorizzazioni. È un mero atto amministrativo che fanno i comuni al posto dello Stato. Questa è la realtà. Tant'è vero che noi non siamo TPL. Perché dissente Di Giacobbe, perché rapidamente? Perché così è troppo comodo. Cioè lei dice, si prendono i vantaggi. Aloisi risponde. Non è comodo, è la legge. Aloisi risponde. Ma che la legge la tirate in ballo quando vi pare? Scusate, perché voglio dire, non interpretate. Questa è applicata perché io non ho l'obbligo della prestazione. C'era qualcuno prima di me che diceva le leggi per gli amici si applicano, va bene, adesso per gli amici si interpretano, per gli amici si applicano. Siamo sul punto, abbiamo l'obbligo della prestazione. Uno alla volta, dai. Tant'è vero che io dico, non avete obbligo di prestazione, non avete obbligo di tariffa, non avete nessun obbligo. Perché siamo un'altra cosa? Perché siamo un'altra cosa. Perché noi dobbiamo uscire dalla 21. E allora? Dobbiamo uscire dalla 21 noi. Voi dovete uscire dagli alberghi, dalle stazioni, ma assolutamente, dagli aeroporti. Noi dopodiché, oppure ma, uscire. Poi ma si sono d'accordo. Sono d'accordo che chi non opera in maniera... Però, Di Giacobbe, io ho già parlato dell'aeroporto. Non ritiriamo fuori sta barzelletta. Dovremmo fare una trasmissione a parte, perché là, insomma, dovremmo parlare degli abusivi, ne abbiamo parlato meno. Un'altra cosa, l'uso illecito di chi? Del mestiere del sindaco lo fa quando?
Se lo Stato e le leggi permettono ai comuni di poter rilasciare delle autorizzazioni, ci sarà un motivo. Il motivo per cui glielo permettono è in base un atto amministrativo. È un mero atto amministrativo. Atto amministrativo che sancisce che in quel territorio quel sindaco è autorizzato per legge a rilasciare una come le carte d'identità sulla base delle esigenze di quel cittadino utente. Dopodiché mi domando, quei sindaci a cui voi vi rivolgete per avere licenze fuori dal comune di Roma, perché lo fanno se non ne hanno necessità in quel territorio? Per clientela? Lo fanno per sottogoverno? Lo fanno per altro? Perché questo è il punto, perché quel sindaco, se non ha esigenze in quel territorio e quelle licenze vengono rilasciate in numero, tanto è vero che, se non mi sbaglio, c'eravate anche voi in provincia quando abbiamo fatto gli algoritmi il rilascio delle autorizzazioni nella provincia, della regione, paura. E sono stati stabiliti i termini, una licenza di noleggio ogni 1000 abitanti. Ma sulla base di quale legge? Sulla base di quello che è la sostenibilità del mercato. La legge nazionale non riporta questi dati. Ma se da domani mattina, se la provincia è drogata dalla lobby tassista, se la regione è drogata, si stanno facendo delle leggi a vantaggio dei tassisti. Ma quali leggi? Quelle che non fate rispettare perché siete una lobby vera. Fermi tutti. Dicevo prima la gara a perdere, poi sarebbe inutile. Episodi ce ne sono, e per fortuna anche procure che indagano, faccio questo riferimento perché è molto vicino temporalmente, 6 febbraio, anzi no, scusate, addirittura qua siamo nel 2013, però è uno dei tanti esempi, no? Sono successi molti episodi così, in Abruzzo furono arrestate 3 persone, poi che fine hanno fatto, perché le licenze venivano date con l'escamotage dei giochi del Mediterraneo a gogo per guadagnarci, eccetera, eccetera. Questi li condannate, è chiaro. Dopo. No, non l'abbiamo mai difeso. Prego, Ferri. Poi le telefonate, un attimo ancora di pazienza. Scusate un attimo. Allora, che ci siano fenomeni come questo sollevato adesso dell'Abruzzo, di Cicala, sono tutti fenomeni anomali, sicuramente, no? Cioè, su questo non ci sono dubbi. Il fatto che un comune debba rilasciare un'autorizzazione per le esigenze della propria cittadinanza è errato. Ma è errato perché ci sono due elementi fondamentali che tirano fuori questo concetto, dovrebbero tirare fuori questo concetto dall'amministratore pubblico di quel comune. Uno, perché scusate, e allora Roma quante ne doveva tirare fuori di licenze, di autorizzazioni? Scusate, quante ne doveva tirare fuori? Se fosse questo il concetto, allora Roma, perché sono 20 anni che non le tira fuori? Se ce ne sono 4.000 ad operare di fuori Roma, di romani che operano a Roma, c'è chi ha autorizzazione di Roma, 2 di Roma, 4 di fuori Roma, perché è cresciuta l'attività. Perché il Comune di Roma perché non fa da 20 anni nuove non dà licenze? Perché le associazioni dei noleggiatori di Roma, le associazioni nazionali dei noleggiatori, invece di cercare le licenze a Roma, era più comodo cercare nei paesi che costavano di meno. Allora, scusa, loro dicono per la lobby tassista. Scusate un attimo, allora lui sbaglia perché dice perché le associazioni dei noleggiatori, associazioni non cercano le autorizzazioni né le licenze. E che credo, vengono altrove. No, non le cercano manco altrove, fanno associazionismo, un'altra cosa. Sbaglio. No, associazioni. Ah, no, perché se mi dice che io faccio attività. No, io domando una cosa. No, quando è lo sciopero che avete fatto voi, organizzatori dei noleggiatori romani fuori da Roma, per chiedere al Comune di Roma, al Comune di Milano o altri comuni licenze di noleggio? Ve ne siete. Ma non lo dobbiamo fare, no, oggi. Non lo dobbiamo fare. Come no? Per difendere gli abusivi. Ma no, e quelli che non sono in maniera rispetto. Scusa, Nicola, scusa. Io non lo devo fare sciopero nel Comune di Roma perché non ha rilasciato l'autorizzazione. Perché per me le autorizzazioni sono uguali, o di Palermo, o di Milano, o di Roma. Per me è uguale, io opero su tutto il territorio europeo. Questo è il concetto. Come quello di Berlino viene a lavorare a Roma, perché vengono anche a Roma, o come quelli della Germania che vengono a lavorare a Milano quando c'è la Formula 1, a Monza. Cioè, ma voi pensate, ma di che vogliamo parlare? Ma voi pensate veramente che i tassisti sono i scemi del villaggio? No, loro continueranno a fare un servizio pubblico per la vecchietta o a 5 euro per permettere a voi a Monaco e a Parigi di venire a Roma a lavorare a 50. Se vuoi crescere, li volete sentire altri telespettatori? So che vi bastate per il dibattito, però
come settore taxi, non andare ad ammazzare gli altri, non si cresce così. Ferri ha ragione questo vostro amico, dico, perché ancora Armando su Facebook, questo gentile signore, dice: per risolvere il problema dell'abusivismo il Comune di Roma dovrebbe chiedere agli NCC gli ultimi 5 anni di dichiarazione dei redditi, la licenza di un altro comune, e in cambio gli verrà data la licenza di Roma. Vi piace come ricetta? Sì, ma tanto non si risolve il problema. È un palliativo. È un palliativo. Una cliente, per fortuna, però non sarà contento di Giacobbe, dice: Valentina, intervengo sulla discussione, sono cliente di un'azienda di NCC con autorizzazioni fuori il Comune di Roma, autisti professionali e cordiali, ci lamentiamo tanto dell'evasione fiscale, ma ogni servizio NCC mi fa sempre la ricevuta, i taxi no e neanche i bar, i negozi e i ristoranti. Fermi, perché ci sono altre telefonate. Saluti anche a Valentina, a tutti coloro che stanno animando questa trasmissione, che devo dire abbiamo anche modificato qui allungandola, ma ci fa molto piacere perché il tema è molto interessante e riguarda tante persone. Però dico ai telespettatori che di solito scrivono e segnalano un po' su tutto quello che accade a Roma, che domani poi vi faremo parlare, però un messaggio lo voglio far vedere, una foto, perché voi transitate spesso, no? San Lorenzo, Termini, guardate che foto ci ha mandato Maresca, vabbè, questo è il nick, insomma, su Facebook. Allora, sono un abitante di San Lorenzo. Volevo segnalare le condizioni a dir poco pietose in cui versa il sottopasso Pettinelli, quello che collega via Marsala a via Giolitti. Da circa 20 giorni hanno chiuso una delle due corsie per dei presunti lavori sulla strada e purtroppo il risultato è quello di un totale abbandono, oltre che un aumento spropositato di senza tetto. Questo è lo spaccato che ci manda, ripeto, Maria Luna Maresca da questa foto, no? Mi sembra chiara, vi piace? Questo è la figura che fate sia voi che i tassisti portando clienti, no? Ecco, nel sottopasso, almeno di lato, la corsia chiusa. Da 20 giorni iniziano dei lavori non meglio precisati, noi siamo avvezzi purtroppo a questo e troviamo questo orrore qua. Pronto? Pronto? Sì, pronto, mi sente? Buonasera, dica, abbiamo pochi minuti, rapido e chiaro, sì. Prego. Cercherò di essere veloce. Io chiamo come cliente, diciamo, su larga scala. Mi riallaccio un po' al discorso di un imprenditore che ha chiamato prima, che aveva il problema, no, delle licenze che non vengono rilasciate, di noleggio con conducente, quindi si è stati costretti a prendere delle licenze da fuori. Io rappresento il settore viaggi di un'importante carta di credito che opera a livello mondiale. L'azienda in Italia, poi in Europa un altro conto, nelle altre paesi europee, in Italia richiede sempre gli stessi autisti, col contratto che ho con loro, con vetture di un certo tipo che rispettino la privacy del cliente, che parlino tot lingue, la polizia e tutto quanto. Sono richieste disposizioni in tutta Italia, con inizio, non so, a Firenze, a Milano, a Positano, a Roma, e termine in qualsiasi città europea, parlo per le licenze italiane, per gli operatori che utilizzo in Italia. Quindi, questo che significa? Questo che significa? Si tratta di un'importante multinazionale americana che manda clienti, diciamo, a imprese di noleggio con conducente. Volevo chiedere un pochino al signore rappresentante dei taxi, conosco molto bene il problema, con qualche provocazione. Come intende il Comune risolvere il problema in merito, considerando che io mi faccio portavoce oggi di questa importante azienda che non nomino, che si riserva di agire contro il Comune di Roma. Cioè, che vuol dire che risolvere quale problema? Cioè, dare un servizio migliore da parte dei tassisti? Assolutamente. Di questa, che è una delle tante aziende che hanno sulla delibera, ok, chiaro. Sì, scusi, perché stavo anche leggendo i messaggi. Grazie, mi scusi, cerco di dare spazio ad altri. Allora, chi risponde? Di Giacobbe e poi Luisi, che voleva tornare sulla delibera, prego. Prima di Giacobbe? Tanto il problema non si pone per quanto riguarda il servizio taxi o il servizio di noleggio nella qualità delle vetture. Io vedo sia nel servizio taxi, ma anche oggi nel servizio noleggio, con la deregolamentazione in atto, macchine che tutto so, meno che macchine blu, per quanto riguarda il noleggio. Uguale vale per il taxi. Quindi questo problema riguarda l'economia di un settore che, grazie alla, diciamo, alla non applicazione delle leggi, sta andando allo sfascio. Ma questo è l'altro aspetto. Al signore rispondo molto facilmente che se un'azienda che viene da qualsiasi parte del mondo ha bisogno di un servizio di alta qualità,
si mette in contatto con le nostre centrali radio, con le nostre app, e avrà un servizio di alta qualità perché gli metteranno a disposizione. Ma questo perché è sorridete, però? No, ma perché uno spot è pubblicitario? Ma no, ma questo no, dice c'è anche un livello di offerta diversa. Non è una difesa sindacale. Questo ma vuol dire, questo, scusate, ma questo vuol dire veramente la corporazione nel modo più abietto che ci può essere. Cioè, vogliono chiudere il mercato. Io però. Allora, Di Giacobbe non ha risposto al signore. Il signore aveva delle preoccupazioni che, siccome hanno dei contratti con dei noleggiatori evidentemente italiani, quindi non romani, ma italiani, perché siamo in Italia, non ci scordiamo mai che siamo in Italia e non stiamo a Roma solamente. Allora, il problema del dottore evidentemente era che avremmo molti problemi ad accedere a Roma, anzi quasi impossibilitati, perché la delibera 379, appunto io volevo andare su questo punto, la delibera 379 è una delibera estremamente, estremamente restrittiva per l'esercizio del nostro lavoro. Ora, questa delibera, domani avremo... Il pronunciamento, magari lo commenteremo insieme se arriverà in mattinata. Sì, però sa, allora c'è questo pronunciamento domani, ma al di là di come andrà, noi, voglio dire... Noi questo è il quinto ricorso che affrontiamo, 4 con Alemanno, e il merito è sempre stato lo stesso, identico. Cioè Marino ha fatto una fotocopia, cambiando qualcosa, delle delibere precedenti di Alemanno. Mi faccio allora finire. Allora, tanto poi non lo fate applicare. Vabbè, no. Facciamolo finire. No, qui il problema non è che non lo facciamo applicare, è che il TAR lo boccia tutte le volte come è stato. Allora ci chiediamo ma come mai Marino ha tirato fuori una delibera uguale a quelle di Alemanno, che sono state bocciate dal TAR in tutti i 5 anni che Alemanno regnava? Ci chiediamo, ma allora, e poi la mano sembra sempre la stessa, sempre le stesse scritture, sempre gli stessi obblighi, e si continua, si va a modificare un regolamento per vietare l'accesso. Noi abbiamo visto in questi anni che il TAR ci ha dato ragione, il Comune di Roma sta spendendo una marea di soldi per questi ricorsi, non ho capito. Ve lo domandate o ve lo auspicate per l'ennesima volta? Noi ce lo domandiamo. Noi ce lo domandiamo. Dovrebbero domandare i cittadini razzisti. E ci chiediamo anche un'altra cosa, ci chiediamo. Ma con quale responsabilità amministrativa di Roma il sindaco mette in difficoltà 3.500 imprese che operano a Roma e che sono romani, con 6.000 occupati, in questo momento dove sentiamo il governo dire che le cose principali sono fare occupazione e crescita, e noi abbiamo un sindaco dello stesso partito di Renzi, del primo ministro, che sta facendo esattamente l'opposto, per fare una cortesia sempre, come ha fatto Alemanno, alla lobby tassista. Attenzione, io chiudo dicendo una cosa molto, molto chiara. Il Comune di Roma sta andando contro il governo italiano. Questa è la relazione illustrativa che accompagna la proroga che è stata fatta nell'ultimo mille proroghe, la proroga del 29.1 quater. Allora, io non le sto a leggere perché questa volta hanno fatto un papier. Non le sto a leggere tutto. Le dico solamente le ultime parti, quelle più importanti. Il governo scrive adesso che la disposizione, quindi parliamo della proroga, la disposizione pertanto si rende necessaria al fine di evitare l'entrata in vigore, in italiano vuol dire che non può entrare in vigore il 29.1 quater, di una norma che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza, e di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione. È come il disegno di legge che avete presentato. Potete scrivere. Aspetta, lo faccio finire e poi le do una replica. Non mandare in cacciara perché non stai rispettando lo Stato italiano. Non lo stai rispettando. Quindi non mandare in cacciara. Sto continuando.
e di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29.1.4, lo cita molto chiaramente, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesserebbero gli enti locali competenti, attenzione, nella gestione pratica dei problemi inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa e che si porrebbero peraltro in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte. Un attimo e poi finisco e mi taccio per sempre. Sempre in questa relazione, un pochino più su, vado a leggere: l'adozione di tale decreto si rende necessaria in quanto a normativa introdotta in materia di trasporto mediante servizi pubblici non di linea, tra cui in particolare il servizio di taxi, una vettura e il servizio di noleggio con conducente, presenta notevoli profili di criticità sia sotto il profilo costituzionale che dal punto di vista delle norme dell'Unione Europea. Allora, questo significa, questo significa che la delibera è stata applicata in questo modo. Allora, scusate, io devo purtroppo chiudere. Le do una replica di Giacobbe. Scusate solo, fatemi dire due cose ai telespettatori prima della chiusura. Questa è la posizione di Aloisi, naturalmente, di Anitrap, che dice: per questo la delibera è illegittima. Non lo dico io, lo dice il Governo. Domani ricordo che ci sarà il pronunciamento del TAR sulla materia di cui abbiamo parlato finora, sul ricorso che fanno gli NCC. Il TAR, così mi leggo, che oggi ha annullato, notizia del giorno, tra le più importanti, gli aumenti delle tariffe per i pass della ZTL decisi dall'assessore in proda, che starebbe per dimettersi nel pomeriggio. L'assessore molto vicino, insomma, al sindaco Marino, chiaramente. Chiusura la affido a Di Giacobbe. Ringrazio tutti quelli che volevano intervenire e non siamo riusciti a farli parlare. Me ne scuso, ma eravate veramente tanti oggi. E tutti quelli che hanno scritto su Facebook, andatevi a rivedere anche i commenti, e che dicevano cose, insomma, da una parte e dall'altra molto anche comuni, no, tra di loro. Per esempio sugli NCC continuate a scriverci che sono servizi diversi e rivendicano gli autisti, insomma, la loro professionalità e qualità. 30 secondi a chiudere, di Giacobbe, saranno pochi, ma me ne scuso, devo chiudere. Intanto facciamo chiarezza. Legge, la legge 21-92, incluso l'1-4, è legge. Ora, tutto ciò che diceva Aloisi dipende soltanto da una cosa. Ma neghiamo l'evidenza. Che ancora il ministro Lupi non ha... non è intervenuto con i decreti attuativi. I decreti attuativi servono Ma non può intervenire su una legge incostituzionale. Dopodiché i decreti attuativi che evidentemente la forza delle loro organizzazioni, la lobby dei noleggiatori, fa in modo che lo stesso Lupi, non ho capito di che cosa abbia paura, ma è un anno che aspettiamo questi decreti attuativi. Ma questo non vale solo per lui. Voglio sapere da te in merito a questo. È chiaro, ma devo chiudere, mi dispiace, ci stanno per sfumare di Giacobbe. Scusate, in merito a questo ti dico che non ci sarà nessun caos né niente. Lo dice il Governo. Infatti non lo dite voi, lo fate dire, bravo. Fantastico. Il problema è un altro, in questo settore, e vi torno a ripetere anche per voi, attenzione. Che per quanto ci riguarda, quando parliamo di licenze ed autorizzazioni, quando parliamo di sviluppo di mercato, ne parliamo per fare occupazione e non per creare le condizioni a voi di fare sfruttamento. Noi facciamo occupazione. Punto, mi inserisco, regia, devo chiudere qua. Ne riparleremo forse già da domani al telefono, magari commenteremo quello che dirà il TAR. Grazie per essere stati qua, per aver lottato come leoni, anche da Giacobbe poi in minoranza, no? Quindi motivo in più per così fare i complimenti. No, grazie a voi veramente, grazie. E grazie ai nostri telespettatori. A domani con altri argomenti alle 15, titolo a Roma 1.